Un caro saluto a tutti. Vediamo adesso la posizione di Venere in quinta casa. Le persone che hanno la ventura di avere questa Venere in quinta casa sono innamorate più dell'amore che non del loro partner. Le faccende sentimentali occupano il primo posto nella loro vita. Per cui ho avuto delle mie clienti che mi dicevano: "Ah, ho uno stipendio, ho un lavoro, ho vinto tre concorsi, sono felice per quello, però avevano la Venere in quinta. Se non ho un compagno in questo momento, mi pare di non avere nulla." Se invece la Venere fosse stata in decimo campo, avrebbero detto: "Ho quattro mariti, ho cinque amanti, però se non ho il lavoro che dico io, le cose non vanno bene." Quindi stiamo attenti che la Venere in quinta porta l'individuo a sopravvalutare le proprie storie sentimentali. E addirittura sono persone che, se non hanno il compagno affidabile, il compagno come dicono loro, disprezzano tutti gli altri beni. E questo non è una cosa positiva. Addirittura chi ha poi una Venere in quinta è portato ad avere dei figli o comunque ama molto il rapporto con i ragazzi e ha grandi capacità di creazione artistica. Molti scrittori hanno una Venere in quinta perché sono riusciti a sublimare questo bisogno assoluto di avere un compagno e magari la creatività la adoperano non per cercare il compagno della propria vita, ma per scrivere qualche buon libro. Veniamo a una Venere in sesta. Ecco, le persone che hanno Venere in sesta apprezzano molto le faccende quotidiane, quindi sono sempre affaccendati, la casa, la spesa, il lavoro, la cura del corpo. Sono persone magari che passano il proprio tempo in piscina oppure in palestra. Sono gratificate dalle piccole cose, quindi normalmente anche un piccolo favore, non so, gli hai portato una torta, gli hai insegnato a fare un pranzo differente, ti sono riconoscenti. Possono verificarsi però problemi di salute se l'ambiente di lavoro è troppo stressante. Quindi con una Venere in sesta tu pretendi anche di vivere bene il quotidiano e di vivere bene nell'ambiente di lavoro. Veniamo alla Venere in settima. In genere chi ha la Venere in settima si sposa sempre se si è follemente innamorato del proprio partner. Devi cioè vivere coinvolto in una relazione sentimentale seria. Mentre in quinta casa potresti avere tanti flirt, in settima, che è la casa dei legami stabili, hai degli amori basati, dei sentimenti, degli amori forti che ti basano e ti fanno in modo che tu scelga una famiglia, perché la settima casa è quella dei legami importanti, matrimonio oppure convivenza. Hanno premura sempre verso l'altro e capacità di rendere la vita dell'altro molto gradevole. Quindi una Venere in settima è fondamentale per avere una moglie o un marito molto affettuosi. Un caro saluto, ci sentiamo la prossima volta.